Daniele, sei anche impegnato con questi ragazzini, 2013, giusto? Sì, sì, 2013, sì, sì. E, appunto, oltre all'Under 18 do una mano a questo gruppo 2013 di bambini che danno parecchie soddisfazioni comunque sia allenarli, vederli crescere sia dal punto di vista tecnico che umano, tante cose, insomma. Poi ci siamo visti nell'ultima riunione tecnica. Sì. Dove praticamente sono state date delle linee guida molto importanti. Sì, le linee guida che cerchiamo di eseguire dai più piccoli, dai primi calci, dai piccoli amici fino in su, e facendoli crescere dal punto di vista appunto tecnico, dal punto di vista motorio e il fatto di saper stare in gruppo, quindi anche a livello educativo abbiamo anche un bel da fare da quel punto di vista, perché è importante che diamo questo contributo oltre alla scuola di farli crescere a livello educativo, insomma, un po' per bene. Poi non ci sono solo i ragazzini, ci sono anche quelli più grandi. Sì, e più c'è quelli grandi che... L'Under 18. L'Under 18 che appunto che loro già sono pronti, appunto lì contano un po' più i risultati, quindi stiamo lavorando appunto per ottenere qualche soddisfazione a livello dei risultati. Per questo fine settimana cosa vi aspetta? Questo fine settimana ci aspetta una partita impegnativa col Monte San Savino, che sono lì dietro di un punto dietro di noi, e quindi una partita che conta parecchio, insomma, anche per noi per mantenere quelle prime due posizioni a cui ci contiamo di entrare a fine campionato, insomma. Grazie.